Milano. Un caldo giorno di aprile. Dei ragazzi seduti in un'aula enorme, abbastanza grande per sentirsi minuscoli e fragili, come pedine su uno scacchiere. Di fronte solo una penna e un foglio. Quella scena, così surreale, si sarebbe ripetuta molte altre volte. Finisce il tempo. Senti, ma quella sequenza logica con gli logaritmi, come ti è venuta? Non m'è venuta, guarda, lascia. Ah, tu eri a fare il test con noi. Senti, ma com'è andata? 10 all'8. Più o meno. Idem, siamo sulla stessa barca. Comunque sono Dario. Alessandro, ciao. Ginevra, piacere. Ma siete toscani anche voi? Sì. Non sarete mia Pisani, no. No, perché è meglio morto in casa in Pisana all'uscio, lo sapete. Sì, lo sappiamo, tranquillo. Ma ti va di venire a prendere un caffè con noi? Guarda, grazie, ma voglio andare a prendere il treno perché non vedo l'ora di tornare al mare e buttarmi nell'acqua. Comunque ci si vede a settembre, no? Sì, magari. Sì. Ciao. Ciao. Non fu una bella uscita. Nonostante la gufata, però, dopo circa un mese arrivò la risposta. Sono dentro. Milano. Un soleggiato mercoledì di settembre. Vi racconto questa storia come se ne raccontano di molte, con umiltà, senza narrare imprese epiche o notti infinite. Non voglio dare istruzioni su come fare chissà cosa. Vi racconto la mia storia per il semplice bisogno di volerla ascoltare io stesso. Ognuno ne scrive una diversa, e questa è la mia. Questa seratura fa cagare. Nuovo? Primo anno? Sì. Bella, Jack. Dario. Bella, vieni dentro, dai. Permesso? Vieni, vieni. È arrivato quello nuovo. Scusa. No, niente, dai, accomodati. Grazie. Allora, ho già conosciuto Alessio, quarto anno, tranquillo, l'altro ragazzo. Ah, sì, sì. Sì, l'altro ragazzo, insomma. Preso bene. Polleggione, sì, tranquillo. Ma tu cosa studi? Giurisprudenza. Ah. Beh, facile, vai tranquillo. Ascolta, ma toscano? Sì, abbastanza. Infatti si sente. Romagnolo. No, presa male, va. No. Emiliano. Bravo, bravo. Ascolta, se vuoi favorire, godi. Ah, no, grazie, io non fumo. Anch'io avevo smesso, sai, cioè. Allora, avevano fatto leggere uno di quei libri del cazzo, tipo quelle minchiate che giravano sì, sì, quelli dei buddisti, sì, pseudo-parafreudiani, l'ho letto anch'io. L'ho letto anche te? Bella, sì, sì, bella sì. Scarta avvertata di palle, un po' pesante. Io poi non ce l'ho fatta, nicotina e caffè, tra l'altro, se non mi faccio non mi sveglio, quindi adesso se non ti dispiace, certo, vado un attimo. Chiudo, così non ti pigli male. Sì, sì, sì. Ok, bella. Ah, mi sembrava di aver sentito qualcuno. Oh, ciao. Piacere, Alessio. Dario. Finalmente ci vediamo, sì, dopo sì. Le tante chiamate per sì, telefono. Sì. Tra l'altro ho appena conosciuto Matteo, Giacomo. Ah, sì, Giacomo, quel sì, tipo sì, strano. È andato fuori. Ah. A fare una pagliuzza, una cosa, non ho capito. Ma allora, quando è che cominci le lezioni? Guarda, domattina c'ho la prima. Ah, allora in bocca al lupo, dai. Crepi. Ci vediamo, io sto uscendo. Va bene, ok. Ciao. Il giorno di benvenuto è stato senz'altro uno dei peggiori giorni di tutta la mia vita universitaria. Un discorso sulla competizione inneggiava una sorta di homo homini lupus nascosto dietro un velo di battute accademiche. Io lì ero solo nella folla, come quando sei in discoteca ma non c'è nessuno con cui ballare. In fondo, l'università è un po' come la discoteca. Sei una matricola, vero? Si vede? Se no non saresti mai passato da lì. Perché? Cosa? Tra i leoni, non vedi che gli altri passano dalle entrate laterali? Tra i leoni, Ma c'è una ragione o...? Scaramanzia, si dice che chi passa tra i leoni non si laureerà mai. Ah, si inizia bene. Buon inizio, vado a lezione, ciao. Grazie, ciao.
Ehi là! Ehi, ciao! Com'è andato allora il primo giorno? Ma dai, abbastanza bene. A parte il fatto che ho sbagliato aula e sembra che non mi laureerò mai. Sei passato tra i leoni. Eh sì, hanno detto una cosa del genere. E te invece? Ma bene, dai, grazie. Oggi ho finito alle 13 e domani ho lezione dalle 8.45 alle 17.45. Sta meglio quello di là, va? Oggi si è svegliato alle 4. Alle 4, davvero? Sì. Se la prende comoda. Fin troppo, direi. Bella, ragazzi! Oh, andiamo? Tutto bene. Bella. Oh, ma com'è andato l'esame? No. Che esame? No, vabbè, sei un coglione. Non me le fare, sorpresa. Anche io. Io non ce la posso fare. Non smetti di ridere. Oh, stai fermo, dai. Ci ha mai toccato questo frigo? Mi devo sempre abbattare queste minchiate. Non è così. Boom, dai. Poffa. Bravo, tocca a Ferro. Che personaggio. Che coglione, direi. Il primo giorno di università è andato. Eppure mi sembra che sia trascorso un mese. Così come, dopo un mese di sveglie, viaggi e di lezioni, mi sembra che sia trascorso un giorno. Scusa, si prendono di qua i libri? No, si prendono di là. Grazie. Classe 12? Sì. Ho sbagliato fila? No, no, tranquillo. Volevo chiederti a che ora è l'ultima lezione perché non ho guardato. Ah, è alle 14.30 in aula N01. Perfetto, ti ringrazio, grazie. Quindi sei in classe 12 anche tu? Sì, 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 esatto. Non ti avevo mai visto. Io invece ti ho visto. Sbaglio o sei quello che è arrivato in ritardo alla prima lezione? Esatto. Beh, comunque, Luigi... Dario, piacere. E tutto, d'improvviso, sembrò più semplice. Ragazzi, potete venire a pagare anche questa cassa. Analizziamo oggi la relazione fra stato patrimoniale e conto. Guarda che ci sia questa festa cansissima. Scusa il ritardo, ma i mezzi di Milano... Non ce la faccio più. Lui è... No, piacere, Dario. Martina. Dario. Allora, come va? Io sono stanchissima, non ho dormito per niente, non ho chiuso occhio tutta la notte. Perché? Mi ha chiamata mia cugina che si è lasciata con il ragazzo, quello che doveva essere l'uomo della sua vita. Quanto è che stavano insieme? Cosa? Cioè, quasi 3 settimane. Spiace. Un sacco. È una tragedia. Capisci. È questo un costo? Che differenza c'è tra un ammortamento e un costo? Qualcuno ha qualche idea? Oh, lo so, ho fatto ragioneria. Lei per esempio? Sì, sì, tutto bene. Voi? Va bene, dai, ci sentiamo domani. Buonanotte, mamma. Ciao, ciao. Ciao, sono Luigi, ci sei per un giro. E dimmi, come ti stai trovando? Ma, sinceramente, pensavo a me.
Pensavo di conoscere gente interessante, con voglia di fare. Beh. No, ma infatti l'unica persona con cui sono uscito sei te. Ah, ecco. Perché vedi, tutte le ragazze e i ragazzi che ho conosciuto sono da fuori Milano. Oppure non hanno voglia di uscire. Capito. Perché vedi, noi siamo qui, siamo a Milano. Viviamola questa città, scopriamola. Cosa ci potrà mai offrire se siamo sempre chiusi in casa? No, infatti. Hai ragione. Stavo pensando giusto l'altro ieri che noi siamo in università per studiare. Sì, ma io sono frustrato di stare sui libri, vorrei viaggiare, scoprire, anche leggere quello che voglio io, imparare dalla mia esperienza. Solo così potrò dire che quello che ho appreso non verrà mai dimenticato. Certo. Io ho l'hobby di scrivere. Ah, sì. Bello. Sì, ma non ho mai tempo e poi non sono nelle condizioni ora di mettermi ad aprire la mia mente a pensieri e riflessioni che non siano quelli del libro che ho sotto mano, insomma. Certo. E poi, come diceva il grande Oscar Wilde, l'arte non può nascere se non dall'ozio. Tu sì che ne sai di cose, eh? Sì, però non sono Oscar Wilde, no. No, grazie, stavamo giocando e poi scherzando, insomma. Un'altra volta, semmai, volentieri. Grazie. Ma delle ragazze cosa mi dici? Senti, io non è che ho visto granché per ora. Io, strategicamente, i primi giorni mi ero messo vicino a quelle che ritenevo di maggiore interesse. Il risultato è stato che due avevano già il fidanzato e una ha smesso di salutarmi dopo il primo giorno. Bello, no? Come la vedi? Non sei male come casa nuova, però complimenti davvero. E Martina? Martina, simpatica, ma diciamo che parla anche a posto di tutte le altre che ho conosciuto. È vero. Ma venendo a noi, i parziali? I parziali, guarda, ieri ci ho messo 20 minuti a capire com'è che si fa a iscriversi. E meno male c'era un ragazzo del secondo anno che me l'ha fatto vedere. Poi sai, preparato è una parola grossa. Si vedrà. Si studia insieme. D'accordo. Dunque, i prezzi di X sono 10 e 12. Sì. La quantità di domanda di Y diminuisce al 30%. Sì. E l'elasticità incrociata è meno 1,5. Perciò sono bene complementari. E vai, direi che ci siamo. Yes! Pausa? Pausa. Fermo lì, prima io sono il padrone. Bravo. Giusto se ne posso. Tieni, vai. Grazie. Ma quindi, antisondale, come sei messo? Senti, io ho letto tutto, però mi sembra di non ricordare nulla, perché... Dura la vita, eh? Ciao ragazzi. Oh, ciao. Lui è Luigi, mio compagno di classe. Ciao, ciao Luigi. Piacere, Alessio. Che fate, studiate? No, per l'appunto stiamo traducendo dal giapponese delle poesie d'amore a sfondo omosessuale. Va bene, dai, state tranquilli. Io vado di là a cambiarmi. Va bene. Oh, guarda che si è svegliato di prima mattina. In anticipo stamani, sono le 6 del pomeriggio. Lui mi dice Luigi. Bella, no. No. Merda. No, vabbè. Ma anche tutte le cose che... È quello di cui mi dicevi... Già. Ore 7:30. A volte il suono della sveglia è più insistente. A volte l'acqua sul viso è più pungente. A volte l'ascensore sembra più lento del solito. A volte ogni passo in avanti è sempre più pesante. A volte una camicia può fare la differenza. A volte ogni semaforo sembra avercela con te. A volte non si riesce a mangiare. E a volte il mondo sembra rallentare. Ore 8:45. Aula 10. Prima prova intermedia. Ore 9:23. Una domanda e una risposta. Sarà giusta?